Per il secondo anno consecutivo non ci sarà la processione, un santo spoglio dei suoi tesori, rubati nelle scorse settimane dalla banca in cui erano custoditi, ma arricchito ugualmente dalla costante devozione dei suoi fedeli. Siano onorerà come si potrà, visto la pandemia, il proprio santo. Lo farà probabilmente con ancora maggior vigore dopo la delusione dello scorso 26 luglio, quando dalla Banca Campania Centro di Salerno venne sottratto l'oro di San Rocco, lì custodito. Quell'oro è pieno di fede e di preghiere di un intero popolo devoto al suo santo patrono, aveva sottolineato il sindaco Giorgio Marchese, che attraverso la nostra emittente aveva lanciato un accorato appello. In lacrime, commosso, aveva chiesto a chi aveva agito di restituirlo. Nessuno crede ancora, sembra un sogno. Per favore, rimettete da qualche parte l'oro a San Rocco. Non è avvenuto, ma domani San Rocco, come di consueto, sarà lì per il suo popolo. In tanti gli renderanno omaggio. Alle ore 11 ci sarà la solenne concelebrazione dei sacerdoti sianesi presieduta dal parroco Crescenzo Aliberti. Santa Messa inoltre alle ore 19. Alle 20:30 in piazza San Rocco è in programma il concerto del complesso Città di Noci. Che ringrazio per il lavoro svolto.